Ricordo ancora il primo giorno a scuola, le mie matite, i pennarelli blu, che lontano quel tempo come vola, verdi giorni che non tornan più. Quanti giorni su quei neri banchi, quanti sogni non ricordo più, ma un pensiero assopito si fa avanti, è quel libro che leggi ora tu. Il tamburino sardo corre senza aver paura, alto tiene il suo stendardo. Oggi il maestro Perboni continuerà a raccontarci dagli Appennini alle Ande la bella storia di Marco. Non vedo l'ora di sentire il seguito. Dunque, ragazzi, dove eravamo rimasti? Ah, sì, Marco, dopo il lungo viaggio da Genova in America, era passato da una disillusione all'altra nel cercare sua madre. Non era riuscito né a trovare lo zio né la famiglia presso cui la mamma lavorava. Di volta in volta era stato indirizzato altrove ed era giunto in una città chiamata Rosario. Marco era stanco, avvilito e depresso. In quella città non conosceva nessuno e non sapeva a chi rivolgersi. Oltretutto il denaro che il buon signor Zapalos gli aveva dato a Buenos Aires era ormai finito. Che ne sarebbe stato di lui? Non mi resta che cercare un lavoro. Solo lavorando potrò guadagnare il denaro necessario per andare a Cordova. Ma come posso trovare un lavoro se non sono nemmeno capace di pronunciare una parola di spagnolo? Ehi, ma tu sei Marco? Ah, è lei! Ma è incredibile! Con grande sorpresa Marco si trovò di fronte quell'anziano e gentile signore che aveva conosciuto durante il viaggio da Genova. E così questa è la tua storia. Tua madre si trova a Cordova. Povero piccolo Marco. Oh, la prego, signore, mi aiuti a trovare un lavoro, per favore. Devo assolutamente guadagnare il denaro necessario a comprare un biglietto per Cordova. Sono disposto a fare qualsiasi lavoro. Ma in questo momento qui è talmente difficile trovare un lavoro. Non so proprio cosa potresti fare. Lasciami pensare, vediamo. Un momento, ho trovato. Vieni con me. Il vecchio signore aveva avuto un'idea. Condurre Marco con sé in un piccolo ristorante frequentato da molti operai italiani. E ora che avete ascoltato la lunga storia del povero Marco, ho una proposta da farvi. Perché tutti insieme non cerchiamo di aiutarlo? Giusto, hai detto proprio bene. Ti capisco perfettamente, sai? So cosa significa trovarsi soli senza un soldo in un paese straniero. E poi lui è così giovane. Sì, ben detto, tu sì, che penso sì, proprio certo. Che sia nostro dovere aiutarlo. Giusto, in fondo siamo tutti italiani. Diamogli una mano, amici. Con un po' di denaro ciascuno faremo un bel gruzzolo. Aiutiamolo, sì, forza, sì, sì, aiutiamolo. Grazie, amici. Sappilo, ragazzo mio, ti capiamo e siamo tutti con te. Vedrai, ce la farai. Ti aiuteremo noi a raggiungere tua madre. Un vero grazie a tutti voi, amici. E ora, Marco, prendi. Ma io veramente... Su, prendi senza esitare. Questo denaro è tuo, è un regalo di tutti noi. D'accordo, allora, grazie, grazie infinite. E un grazie del tutto particolare a lei. Sii forte e non perdere mai la speranza. No, mai. Marco era stato veramente fortunato a incontrare di nuovo quel vecchio signore. Ora, grazie a lui e grazie anche agli altri amici italiani, si trovava finalmente su un treno per Cordova. A causa della stanchezza accumulata in quei giorni, Marco dormì a lungo e quando si svegliò era tutto infreddolito e tremante. La cosa non era poi tanto strana, visto che aveva ancora indosso i leggeri vestiti estivi con cui era partito da Genova. Fu a questo punto che Marco notò la presenza di alcuni individui seduti di fronte a lui che lo guardavano con uno strano interesse. Chissà perché mi guardano in quello strano modo. Forse hanno adocchiato la borsa con tutto il denaro raccolto dal mio vecchio amico. Se mi derubano, che ne sarà di me? Eh?
Ascoltatemi, vi supplico. Non ho nulla, vengo dall'Italia per cercare mia madre. Vi prego, lasciatemi in pace. Quegli uomini non erano dei malintenzionati, ma brave persone che, vedendo Marco in quello stato, si erano impietosite e avevano deciso di aiutarlo. Era ormai quasi mezzanotte quando Marco arrivò finalmente a Cordova. Oh, pobre minigno, tu intendi dire che veniste aquí desde Rosario solo per avere il signor McKinney? Sì, chiami la mamma, per favore, la mamma le spiegherà tutto, la prego. Pero mi muchacho, la famiglia McKinney se trasladó in una ciudad llamada Tucumán desde tres meses ya. Come ha detto? El señor McKinney de profesión es un ingeniero, se trasladó para allá por edificar una fábrica de azúcar. Oh. Devo avere addosso una maledizione che mi perseguita, oppure... Mio Dio, e dov'è Tucumán? Devo saperlo subito, devo andare a cercare lì mia madre. Tucumán? Però il mio niño Tucumán sta muy alejado, sta a 800 chilometri. 800 chilometri? Come posso fare? Mio Dio, aiutami, te ne supplico. Oh, povero il mio niño. Tengo un'idea, escúchame bien. En una posada, una locanda que se encuentran alejado de aquí, están varios vendedores viajantes que están saliendo por Tucumán. ¡Vamos allá! ¡Ma, es fantástico! Adelante ahora, muchacho. La cosa no es posible. Nosotros abandonamos la carretera maestra muy antes de Tucumán. Y después, ¿cómo puedo tomar conmigo un niño tan pequeño? Si usted sabía su historia, usted comprendería lo que siente el pobre. Por favor, jefe, por favor. Sí, la suplico. Accomi ancora qualche soldo e farò tutto quello che vorrà. Saprò rendermi utile lavorando. La fatica non mi spaventa. Per favore, capo, la prego, mi porti con lei. Está bien, muchacho. Ahora monte sobre el carro. Adelante, vamos. Pero recuerda, tiene que vigilarte mismo. Oh, sí, de acuerdo. Oh, a propósito, muchas gracias, señor. Adelante, muchacho, sobre el carro. Súbito. Vaya con Dios, niño. Grazie infinite, signora. Es todo dispuesto. Vámonos, hombres. Mamma, forse finalmente potrò riabbracciarti. Mamma mia. Quell'ennesimo viaggio di Marco si protrasse per circa 20 giorni. Oh. Vámonos, muchacho. Bueno. A causa delle dure condizioni del viaggio, gli uomini della carovana diventavano ogni giorno più irritabili. E così cominciarono a maltrattare Marco all'insaputa del loro padrone. Rapido, muchacho, la legna! Anda, anda! Subito! La sera Marco era talmente stanco e spossato che cadeva subito in un sonno profondo e senza sogni. Vamos, muchacho, descende del carro ahora. Ma quelle sono le Alpi. Tú es desperto, pero tu estás todavía soñando. Lo que ves se llama Andes, te recuerdes. Aquí somos en América. Somigliano così tanto alle Alpi.
Nosotros ahora fueremos por la derecha. Tú, sin embargo, fueres a la izquierda, por Tucumán. Ho capito, andrò a sinistra, capo. Tú eres un bravo muchacho. Toma aquí. Grazie, capo, grazie infinite e buon viaggio. Oye, muchacho, y buena fortuna. ¡Adelante! ¡Vamos! Oh. Finalmente sto per rivederti, ma riuscirò davvero a trovarti. Un po' di cibo ci voleva proprio. Oh mio Dio, un serpente a sonagli! Aiuto, aiuto! Mamma, sento di esserti vicino ormai. Ma tu che stai facendo? Mi pensi un po' oppure mi hai dimenticato? La mamma non aveva affatto dimenticato Marco, spesso anzi pensava a lui, ma la povera donna, gravemente malata, era purtroppo costretta a letto nella grande casa. Devi perdonarmi, Josefa. Tutti gli spostamenti che hai dovuto subire negli ultimi tempi non ti hanno certo giovato, anzi hanno aggravato enormemente le tue condizioni di salute. È stata colpa del mio lavoro, ma ti prego, perdonami. Signore, non dica così, mi fa vergognare. Io dovrei lavorare, purtroppo sono ridotta a letto. Sono un peso inutile e voi siete così gentili a prendervi tutto questo pensiero per me. Grazie. Non dire così, ci sei tanto preziosa, cara Josefa. Piuttosto il dottore insiste nel dire che ti dovresti operare, che non guarirai finché non accetterai di affrontare l'intervento. Ormai sento che tutto è inutile. Non dire così, se provvediamo subito, forse siamo ancora in tempo. Ascolta quello che dice mia moglie, penseremo noi a tutto. Non dovrai preoccuparti assolutamente di nulla. No, no, no. A cosa servirebbe tutto questo ormai se non avrò nemmeno la consolazione di rivedere mio marito, i miei figli, mio piccolo Marco? Sento che sarebbe tutto inutile. Lasciatemi morire in pace, ve ne supplico. Il giorno dopo, il coraggioso ragazzo, stanco morto dalla fatica, riuscì finalmente ad arrivare a Tucumán. Fortuna, c'è un ristorante italiano. Andrò là a domandare. Oh, sole mio, sto in fronte a te. Ecco qua. Buongiorno, mi scusi, signore, è un'informazione. Eh? Saprebbe dirmi per cortesia dove abitano i signori McInnes? McInnes? Parli dell'ingegner McInnes? Sì, proprio lui, sì. Ma l'ingegner McInnes non abita più in città. Ehi, che ti succede, ragazzo? Ora lo so. Deve essere il destino che mi mette ancora una volta alla prova. Ma io non mi arrendo tanto facilmente. Mi dica, la prego, dove si trova ora l'ingegner McInnes? Sta tranquillo, ragazzo, ti vedo piuttosto agitato. L'ingegner McInnes non abita molto lontano da qui. Dove esattamente? In questo momento sta lavorando alla costruzione di uno zuccherificio sul fiume Saladillo, a una trentina di chilometri da qui, e abita là con la sua famiglia. Già, è proprio così, infatti. Fino a circa un mese fa lavoravo anch'io laggiù con lui. Oh, in questo caso allora forse può aiutarmi. Non ricorda di aver visto lavorare presso McInnes una donna italiana? Certo che me la ricordo. Dice davvero?
Sì, e mi sembra di ricordare che si chiamasse Josefa. Oh, non posso crederci. Vedete, quella donna è mia madre e io sono partito da Genova per cercarla. Da Genova? Ma adesso, per l'amor di Dio, ditemi, come si fa per arrivare alla casa dell'ingegner McInnes? Ragazzo mio, ci vuole quasi una giornata intera per arrivare là. E inoltre tu mi sembri davvero molto stanco per il viaggio. Ascoltami bene, perché non ti fermi da me per questa notte e riparti domani mattina dopo aver mangiato e riposato per benino? No, la ringrazio, non ce la faccio, non posso aspettare un minuto di più. Ve ne supplico, per favore, indicatemi la strada. Povero ragazzo, deve aver avuto un viaggio veramente faticoso da Genova. Infatti lo penso anch'io, ma se non vuoi fermarti, che Dio ti protegga, figliolo. Devi seguire questa strada andando sempre nella stessa direzione. Ad un certo punto incontrerai una foresta, stai attento. La ringrazio, signore. Allora, genovesino, in gamba, mi raccomando. Addio. E così Marco continuò il suo cammino. Era talmente contento al pensiero che avrebbe rivisto la madre che quasi non sentiva più dolore ai suoi poveri piedi piegati. Coraggio, Josefa, devi essere forte. Questa non ci voleva. Il dottore non arriverà da Tucumán prima di domani mattina. Oh, no. Me l'ho già detto, non dovete preoccuparvi per me. A questo punto è tutto inutile. Sento che sto per morire. E poi sono così stanca che non ho più voglia di combattere il male. Ma che dici? Pensa ai tuoi figli in Italia. Tu devi assolutamente sopravvivere, se non altro per amor loro, capisci? Oh, Marco, mio piccolo Marco, non è possibile che io debba morire qui in un paese straniero senza abbracciarti. Josefa, ti prego. Mamma, sto arrivando da te. Che sorpresa ti farò. Certo, tu non ti aspetti di vedermi. Cara signora, Josefa si può salvare solo se accetta di essere immediatamente operata. Capisco, dottore. Allora, Josefa. Ma non lo vedete che ormai è tutto inutile? Lasciatemi morire in pace, ve ne supplico. Signora, quando sarò morta, la prego, scriva a Marco. Gli dica che avrei tanto voluto riabbracciarlo. Josefa. E presto, vieni con me nell'altra stanza, per favore. Signore, sento che sto per morire. Abbi cura della mia famiglia e soprattutto del mio piccolo Marco. Josefa, preparati ad una sorpresa straordinaria. C'è di là un piccolo ospite che insiste assolutamente per vederti subito. Eccolo. Entra su, coraggio. Marco. Marco. Oh, mamma. Mammina, quanto ti ho cercata. Marco, non è un sogno, allora. Sei arrivato, mamma, qui tutto solo dalla tua mamma. Non riesco ancora a crederci. Dottore, signori McInnes, vi prego, perdonatemi. Ho sbagliato tutto. Avevo torto. Adesso datemi un'ultima possibilità di vivere, solo per amore del mio piccolo Marco. Ingegner McInnes, per favore, chiami una carrozza per portarla a Tucumán. Subito. No, Marco, stai calmo. Tua madre sta lottando per la vita e sono sicuro che ce la farà. Abbi fede, coraggio. Oh, Signore, ascoltami. Esaudisci la mia preghiera. Fa che la mamma si salvi. Dottore, l'operazione è finita. È andato tutto bene. Come sta la mia mamma? Tua madre vivrà. Grazie, dottore. Grazie infinite.
Non è me che devi ringraziare, figliolo. Se la tua mamma è salva, sei stato tu a salvare la mamma. Ora va da lei. Mamma. Marco, figlio mio. Oh, mamma cara. E qui si conclude la nostra storia dagli Appennini alle Ande. L'amore del piccolo Marco riuscì a salvare la madre ridandole coraggio e fiducia nella vita. Immedesimatevi nella sua storia, pensate a ciò che fece per la mamma e quanto significò per lei rivederlo. Forse così capirete fino a che punto voi stessi siete importanti per i vostri genitori. È davvero una bellissima storia quella di Marco. In classe quasi tutti ci siamo dovuti sforzare di non piangere. Specialmente Betty aveva gli occhi rossi mentre il maestro parlava. Sua madre, infatti, è andata a lavorare lontano, in un paese straniero. Ma la storia di Marco ha aiutato Betty a essere forte e avere fiducia nella vita. Ricordo ancora il primo giorno a scuola, le mie matite, i pennarelli blu, che lontano quel tempo come vola, verdi giorni che non tornan più. Quanti giorni su quei neri banchi, quanti sogni non ricordo più, ma un pensiero assopito si fa avanti, è quel libro che leggi ora tu. Il tamburino sardo corre senza aver paura, alto tiene il suo stendardo, messaggero di